pubblico. Salve, sono... Cacchio, il cutter, io come li apro tutti questi? Aspettate. Qualificazione alla... Salta. Oh, mi si sente, Nigga Fagot? Beh, si sente. Veloce. Banned. Banned. Bravo, questo è un bel shoutout tuo, tuo tiro. Dicevo, ma salve. Mia, ah, leggo la chat male, attende, loading, Burghi. Burghi, mi si vede, mi si sente, mi confermi? Micchio di sera. Cosa c'è io? Mi confermate che la live si sente, mi si vede, è tutto bene? Me stesso che è te, però, ok. Aspetta che aumento il mio microfono. Sto parlando Twitch, tra un po' arriva. Tranquilla. Ok, allora, dicevo. C'è una... Un attimo, una pila di pacchi un po'... importante da... da unboxare, quindi... Insomma... Madonna troia. Quindi direi che possiamo... Direi che possiamo iniziare, perché qua c'è... un attimo di roba. Da cosa inizio? Qualcuno ha dei suggerimenti? Tipo... questi qua. No. Mi dissocio. Vado con questo. Vado con questo qua piccolino. Bro. Queste sono. Questo viene della Newer. Questo della Newer. Ha mandato proprio la Newer. Sì, mandato la Newer. Sono due batterie universali che uso di solito per il mio faretto portatile. O per universali, cioè una specie, cioè è un no, è diverso. Questo so cos'è, lo tengo per dopo. Così danna. Ah, questo è il nuovo microfono che uso, il nuovo microfono per i video, che è il Rode Video Micro. Metti a fuoco. Ok, questo è il Rode Video Micro. Che ho comprato usato da Amazon Warehouse. Raga, però se dovete parlare di Rocket andate in un'altra chat. Pensavo stesse guardando la live e basta. Burghi, ci spostaci. Burghi, spostaci. Ma perché? Perché Gianni e Pinotto giocano Rocket. E niente, il classico microfonino della Rode piccolo. No, non sono razzista. Tu sei razzista. Comunque. Quindi non vuoi lui solo perché non è italiano? Non è vero. Chi l'ha detto? Ma... mi dissocio, Niente, andiamo avanti a aprire. Andiamo avanti a aprire i pacchi prima che. È già successo questa cosa, non è che devi. Vabbè, ma se sento l'altro. È già derancato. No, ma corri, dai, fai, salta, vola. Allora, questo è il mio nuovo monitor per la fotocamera, che è un nuovo monitor per la fotocamera da montare. 144 Hz. Questo è un 5,5 pollici in Full HD. Tutto ciò a me non me ne sta fregando proprio un cazzo. E allora vedi che devo spostarmi in un'altra chat, scusami. Ok, dicevamo, vabbè, una cover per lo smartphone di mia madre, che è un Note 9. Niente di che. E il monitorino, che è questo. Questo non so cosa sia. Che è un cosetto così da mettere sulla fotocamera, giusto per vedere un pochettino meglio rispetto a quanto è grande lo schermo della fotocamera, che effettivamente è una caccola. Questo mi torna comodo per fare i video. Questo mi è arrivato di recente, se non sbaglio. Ok, è il cofanetto con le 12 stagioni di Big Bang Theory. Ok. Cofanetto con teoricamente in DVD con tutte e 12 le stagioni di Big Bang Theory complete in italiano. Teoricamente multilingua, comunque europeo. Niente, era in sconto col Black Friday a metà del prezzo e non potevo non prenderlo, visto che mi è piaciuto troppo come serie Big Bang Theory.
Ah, ok, queste sono semplicemente le lampadine per i faretti che uso io, che mi si è caduto un faretto, mi si sono rotte quattro lampadine, ho dovuto prenderne uno nuovo. C'è un set nuovo da quattro lampadine, non sto neanche ad aprirle perché sono delle lampadine normalissime. Poi, qui dentro, che era il pacco di prima, c'è un prodottino molto interessante. Ovvero, porco schifo, ovvero qui, questo è il Blackmagic Atem Mini. Si, ok, ma io? Sì, vi sento, raga, anche senza dire, senza spammare io, se vi ho detto porco schifo. Questo è il Blackmagic Atem Mini, che non è altro che una mini regia. È una mini regia che vorrei poi usare per degli eventi, cose varie. No, ma porco schifo! Fammi mutare Mish. È bannabile, ma che senso? Fammi mutare Mish. È bannabile. È come dire. Ma dovrei mettere comunque. No, basta mettere contenuti per adulti. Aspetta che muto anche Steve. Ma. No. Ok. Siete cattivi, ragazzi. Ok, questo è l'alimentatore per il mio nuovo PC, che è un nient'altro che un AX1000 della Corsair. Non sto neanche ad aprirlo perché è un banalissimo alimentatore senza niente. 260 se non sbaglio. 260 euro? L'alimentatore, sì. Ma questa è una bustina vuota che era lì in mezzo. Tra l'altro non leggo la chat se qualcuno scrive. Allora, Borghi, comunque sei fake, non ci sono 5 persone. Questo è dell'Anker. Questo è dell'Anker, ma non mi ricordo cos'è. Penso sia un alimentatore. Sì, è un alimentatore con la fast charge. Con due porti. Sì, uno spinotto alimentatore da USB. Con due porte, due normalissime porte USB di tipo normale. Col fast charge, perché mi serviva da mettermi in un cassetto per caricare roba. Adesso tanto questi sono i pacchi non molto interessanti. Ma cazzo, siamo in combo? Cioè, a parte il Blackmagic. Questo è un... Ah, è un HDMI ribbon cable. ASMR. No, che ASMR. Adesso non mette a fuoco, però ecco, è praticamente un cavo di HDMI super mega sottile che si usa da mettere magari nei circuiti di qualcosa. Questo mi serve per un progetto a cui sto lavorando. Se tutto va bene, vedete un video in questo periodo in cui c'entrerà anche il Blackmagic Atem Mini. Abbiamo Nightmare Before Christmas Special Edition, era anche questo in sconto, l'ho pagato 6 euro. Era un DVD con due DVD con i contenuti speciali del film di Nightmare Before Christmas. Per 6 euro ho detto, cacchio, uno dei miei film preferiti, che fai, non lo prendi, Tim Burton approved. Un semplicissimo adattatore HDMI USB. No, cosa ha detto? Adattatore. È come praticamente una mini scheda di acquisizione. Nice. Strike. Ah, questo è un cappello di Cyberpunk che ho acquistato dal sito di GameStop. Niente, mi piaceva, io indosso spesso cappelli, l'ho comprato. Col logo samurai. Luis, devo mutare anche te. Perché sei molesto. Allora, qui abbiamo... Cosa abbiamo qui? Non lo so. Small rig.
Questo della Small Rig. Cos'è? È roba che tra l'altro non mi, certo non mi ricordo di aver comprato certe cose. Ah, è semplicemente una plate che posso montare su treppiedi e roba del genere per avere più viti. Cioè sotto fotocamera e roba del genere. No, no, una plate con le viti da un quarto per... No, un quarto. Cose, sì. E questo è un altro monitor come l'altro, solo che da 7 pollici che mi serve per un altro progetto, quindi... Niente. Allora, qui dentro abbiamo Little Hope, che è il secondo capitolo della The Dark Picture saga, che è prodotto dalla Bandai. Che niente, un horror, non l'avevo ancora giocato. Era in sconto per il Black Friday. Quindi direi. Ah, e mi è arrivata la memoria nuova per la fotocamera. Che non metterà mai nella vita a fuoco. Comunque sono 256 giga di CFast 2.0. Costa più di un SSD questa roba. Qui c'è il la dock per gli obiettivi Sigma, per fare la calibrazione e l'aggiornamento degli obiettivi Sigma. Probabilmente è una basettina in cui monto l'obiettivo sopra, lo attacco al computer e lui fa gli aggiornamenti, i download e la calibrazione della messa a fuoco automatica, cosa che devo fare perché effettivamente perde un po'. Questo, se riesco a prenderlo... Che non riesco a prendere. E un accessorio per la domotica. E questo aggeggino qua. Che serve per le frequenze infrarossi. Che, cioè per gli infrarossi. Che niente, mi dovrebbe permettere di controllare tutti gli strumenti che usano infrarossi. Mi permette di controllarli da questo qua tramite Alexa o Siri. Quindi... Niente di troppo speciale. Borghi, ma tu stai guardando la live, sì? A volte. Ma guarda che qua c'è roba interessante. Questo pacco qua mi arriva da Google. Questo mi arriva da Google ed è la Stadia Premier Edition. Che è il kit completo per poter usufruire dei servizi di Google Stadia su tutti i dispositivi. Ha il pad, che è questo qua. È un pad normalissimo. Cioè, normalissimo, quello di Stadia. L'alimentazione e un Google Chromecast, che è semplicemente come fosse l'Amazon Fire Stick, che serve per usare vedere roba in streaming, come una smart hub più o meno, però permette di collegarsi tramite le TV a Stadia per poter giocare anche da TV a tutti i giochi di Google Stadia. Niente di che, penso che ne parlerò in un video. E niente, me l'hanno mandato, fine, era interessante, ho detto perché no. Oh, issa. Adesso c'è roba grossa. Me l'hanno mandato. Non l'ho pagato. Se è quello che sta chiedendo, non l'ho pagato. E no, non l'ho rubato. Oh, qua c'è un bel po' di roba. Poi ti spiego. No, poi ti spiego. Viti e cose per le viti. Dove mettere le viti? Niente, mi serve per un progetto. Un alimentatore da computer da 60 watt, normalissimo, come quelli per il normale dei laptop. E qua ho un... Ah, questa è una valigetta impermeabile, sigillata, si chiama la Pelican 1170, se non sbaglio. Sì, il case 1170, mi serve per un progetto, ci devo fare della roba dentro, sperando che non esploda tutto. Questo fa parte sempre del progetto che state vedendo, molti pezzi in giro, compreso la ATM Mini,
Niente, figa. Pensavo fosse più grande, dalle foto sembrava più grande, ma era solo una mia impressione a questo punto. Qua abbiamo degli adattatori da HDMI a... Ehi bro, ciao! Non leggo il tuo nickname, ma ciao, grazie per il follow. Un attimo che mi avvicino perché non vedo niente da lontano. Costel, grazie per il follow. Questo è un adattatore HDMI, mini HDMI. Questo pacco è stranamente vuoto. Cioè... Ah, questi sono due cose uguali che sono degli screw, che sono semplicemente le viti che si montano sotto... Che si montano sotto... pure che si montano nelle fotocamere. Questo è il classico attacco per le fotocamere, che è universale. E così, una vitina veramente piccolina. Ecco. E sono due. Tra l'altro non so neanche ad aprirlo. Questo è interessante perché è un... Questo è il MagSafe Charger di Apple per gli iPhone nuovi. Niente di che, è il nuovo caricatore, diciamo, no standard che sta approcciando Apple per caricare i nostri dispositivi. Nient'altro che questa basettina qua, a cui vado ad applicarci sopra l'iPhone per caricarlo. E dovrebbe avere un super magnete, quindi dovrebbe anche impedire all'iPhone di cadere in caso io lo metta in qualche posizione strana. Speriamo. Lo tasterò. Poi volevo fare un video sui vari accessori e sui vari accessori MagSafe. Made in Cina, questo qua cos'è? Ah, questo è un drill, dremer, è un multi-tool per i lavori di fai da te, che mi serviva in casa. Poi... Ok, qua abbiamo un po' di pacchi. Ah, questo l'avevo aperto perché non sapevo cos'era. Ci sono... i fittings per fare il kit custom a liquido del PC. La valvola per far uscire il liquido nel kit custom. Gioco per la Switch è Super Mario 3D All-Stars. Non potevo non comprarlo, cacchio, eh. Giocone, gioco dell'anno tra un po'. Con la remaster dei vari giochi per Nintendo 64, Super Nintendo Wii di Mario per i 35 anni di Super Mario. E questo è l'adattatore per collegare joystick in modo wireless al PC, quello dell'Xbox. Che è una chiavettina wireless normalissima. L'attacco due vie per il fittings da fare l'impianto custom. Allora, domani nell'ora di sera all'interno una riposa... Se voi stiamo in chiamata... Ah, vabbè, qua c'è Burghi che sta confabulando con il suo compagno di classe. Sì, comunque sì, sono capace a mettere hard disk nel computer, se ti interessa. Vado a prendermi l'iPad per averlo lasciato vicino, perché qua non leggo niente. Cioè, il paletto da... Va bene, Hamburghi, vieni nell'altra chat di Discord, lascia stare gli altri, almeno tu segui quello che sto dicendo e facendo, ok. Almeno qua leggo, grandi linee, leggo quello che mi scrivete. Poi...
dei lacci elastici per le mie scarpe, mi si sono rotti i miei, quindi mi servivano dei lacci. Niente di che, lacci normalissimi. Penso non serva. Ma lagga tutto. F per la tua connessione. Basta la qualità video magari. Questa è una staffa. Leggo solo le chat. Lui lo vede sempre in caricamento. F. Questa è una staffa per proiettori, fotocamera. Comunque ha l'attacco a vite, così mi serve da far fare da mettere su una da metterci sopra la fotocamera. Questo è il nuovo pop filter per il microfono qua della postazione. È un semplicissimo pop filter che monterò poi sul microfono qua per non avere tutto sto ambaradan davanti. E niente. Potevo anche non aprirlo, così magari non perdo tutti gli elastici che ci sono dentro per tenerlo legato. Oh, questo è ciccio. Magari non facciamolo cadere. Sono 150 bustine trasparenti a 9 tasche per mettere le carte dei Pokémon nel mio album. Niente di che. E ne avevo necessità perché sto finendo lo spazio. E qua sono 100 busti sleeve trasparenti per mettere le carte di Pokémon, quelle più rare, da parte. Questo è un altro bel pacco pesante. Ah, qua dentro c'è il mio kit di Nanoleaf. Ho preso il kit di Nanoleaf per il Prime Day, quindi questa è roba abbastanza vecchia che ho lì da parte. Niente, sono, chi non lo sapesse, sono dei pannelli luminosi da appendere al muro o al soffitto per avere una cosa carina multicolore, controllabile dallo smartphone, a tempo di musica, a tempo di voce. Ampliabili in futuro, quindi se potete prendere lo starter kit e poi prendete solo il pannello di espansione, quindi stonks. Allora, qua di nuovo un po' di pacchi, cerchiamo di fare spazio. Ok. Comunque in alto c'è la rotella delle impostazioni in cui puoi settare la qualità. E se la provi ad abbassare dovresti riuscire almeno a sentirlo. Sì, effettivamente sì. È un buon suggerimento, Burby. Dove ho messo il cutter? Ah, qua. Ah, questo è un pacco di quelli proprio ben sigillati. E dovrebbero esserci qua, se non sbaglio, esattamente le RAM per il mio nuovo PC, ovvero le G-Skill Trident Z Neo. Sono 32 giga di RAM. Ah, mi sembra 3600. Sì, sono due banchi da 16, 3600 MHz DDR4. Due cose uguali che non mi ricordo minimamente cosa sia, non mi ricordo il nome dell'azienda che è. Ah, sono due cavi HDMI normali da boh, penso 5 metri, 2 metri e mezzo, non mi ricordo. Sono comunque dei cavi HDMI. Questo è un wireless remote control. Mi serve per fare un certo tipologia di foto
con la fotocamera, tipo timelapse o lunghe esposizioni. E niente. Ho preso la versione più poraccia che ho trovato per non comprare quelle da 250 euro di Canon. Riser della scheda video per mettere la scheda video in verticale nel computer. Spoiler, tutto il computer sarà a tema Thermaltake e Asus, quindi niente. Qua sono 2 litri di cavo di liquido trasparente per fare il kit custom a liquido per il PC. Questo lo apro qua giù perché è grosso. Allora, qua abbiamo 2 kit di ventole da 3, quindi 6 in totale della Thermaltake RGB. C, Strike. Poi abbiamo SSD NVMe da 1 TB della Crucial, da mettere poi nel mio sistema operativo. E un SSD da 2 TB per SATA per mettere i giochi. Normalissimo. E poi qui abbiamo la scheda madre nuova, che è una Z490 Gaming A della Asus. Ok, quindi teoricamente la roba per il PC è finita. Niente, così. Borghi, vieni un po' a farmi compagnia nell'altra chat, va? Così commenti anche tu in diretta. Ok, quindi qui abbiamo a parte 3,5 quintali di imballaggio. La Collector's Edition di Ghost of Tsushima, che mi mancava, è tornata in stock da GameStop e l'ho comprata. E c'è un Deplian che mi dice: ehi, c'è Microsoft Flight Simulator. Ok. Là. Ci sono ancora 4 pacchi più o meno. Grazie, ciao. Qua ho 3 microfoni della Rode, sono 3 Rode PodMic che mi servono per il mio podcast, che trovate nei comandi, punto esclamativo podcast, per vedere, per ascoltarlo. Lo trovate un po' ovunque: Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, Amazon. E sono 3 microfoni identici, fatti già per l'utilizzo streaming podcast, quindi non sono, diciamo, microfoni da canto, sono proprio per la chiacchierata, microfoni a mo' di radio, per dire, che vanno con il mixer che sto usando adesso per streamare, che è il Rodecaster Pro. E ok, ho preso il microfono al contrario. Niente, comunque sono così pesantissimi. Sono dei microfoni XLR normalissimi, che sono tra i più consigliati per live stream e cose del genere. Quindi niente, vi farò sapere come vanno, perché non sono qua, non li ho ancora potuti provare. Questo pacco qua arriva da ProRel e penso esattamente sono
sono semplicemente tre cavi XLR da, mi sembra, un metro e mezzo. Tre cavi XLR da un metro e mezzo per i microfoni e, degli e tre adattatori per attaccare le cuffie al mixer. Normalissimi. Qui ho tre staffe come questa, ovvero le PSA1 della Rode, che sono delle staffe microfoniche. Comunque ora vado a giocare a GTA, tu se vuoi appena finisci raggiungimi in chat. Va bene Burghi. Sono le asta per microfono normalissime. Ultimi due pacchi. Allora, uno lo mettiamo qui e qui questo. Aiuto. Allora, questi sono dei... Questo pacco qua è stato maltrattato, perso, ritrovato, quando è arrivato pioveva, si è bagnato, è arrivato cartocciato. Ne ha vissuto di tutti i colori questo pacco qua. E si tratta di un kit da... 4... 4 tubi in plexiglass rigidi per fare il kit custom a liquido. E sono due kit, quindi sono 8 tubi della Thermal Taker. E l'ultimo pacco. Che contiene? Allora, cerco di sistemarlo. Allora, avevo paura che fosse rotto perché è arrivato in uno stato. Contiene un portachiavi che mi è andato in omaggio con l'acquisto a forma di joystick della PS1. La t-shirt Lucca Comics and Games 2020, ovvero Lucca Change, visto che quest'anno non si è fatto purtroppo. Questa tazza che ho acquistato per avere la spedizione gratuita, così arrivavo il budget che mi serviva per avere la spedizione gratis, ovvero una tazza di God of War, del God of War nuovo. Questo, che dovrebbe essere un bicchiere, esattamente, un bicchiere che ho acquistato per lo stesso motivo della tazza, ovvero mi serviva per arrivare a budget. Un bicchiere grosso con scritto con il logo di PlayStation così e dietro il logo di PlayStation. Stessa scusa dell'altro. Perché volevo acquistare questa maglietta qua. Mi hanno dato in omaggio acquistando la maglietta il portachiavi. E poi ho detto ci aggiungo questo qua che mi mancava per, da mettermi in studio, che è praticamente un quadro del PlayStation Gear, ovvero il merchandise ufficiale PlayStation. Che mi è arrivato sbagliato! Mi è arrivato sbagliato! Io questo ce lo dovrei già avere! No? Aspetta! Non è vero, forse è quello che mi manca. Cacchio, non mi ricordo quello che ho comprato. Aspettatemi, vado a vedere gli altri. Cacchio, c'ho l'Alzheimer.